Un palazzo nobiliare molto bello che il comune di Basicò utilizza per queste iniziative, perché si presta, è un fascino davvero molto 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 bello. E il motivo questa volta è per parlare di fiere e filiere, questo è il titolo del convegno, le fiere come strumento per conoscere determinate realtà. Stiamo parlando di un territorio, quello che comprende Basicò, ricco di storia, ricco soprattutto di potenzialità. È un territorio poco conosciuto, ma che con iniziative come queste si cerca di far conoscere. Ecco, io cederei immediatamente al sindaco di Basicò, l'ingegnere Gullo, la parola per i saluti di rito. Io porto intanto i saluti, ovviamente, oltre che i miei personali, dell'amministrazione comunale che rappresento. Mi è doveroso ringraziare tutti i miei collaboratori che hanno con il loro lavoro consentito che questa giornata si sia materializzata attraverso le varie attività che abbiamo avuto questa mattina alla Fiera del Bestiame, adesso questo convegno e a seguire la Sagra della Provola Basicotana, aggiunta adesso alla 49esima edizione. Per ultimo, ma non perché sia ultimo nella graduatoria, non posso che ringraziare l'onorevole Calderoni intanto per la sua presenza, perché data appunto i periodi elettorali prossimi ha garantito la sua presenza nonostante i molteplici impegni, e poi, anche se l'onorevole è una persona molto modesta nel senso buono del termine, occorre precisare che se oggi stiamo realizzando l'attività che è stata posta in essere, la fiera la mattina, il convegno al pomeriggio e la sagra nel tardo pomeriggio, serata di oggi, lo dobbiamo al contributo, al finanziamento avuto dall'assessorato regionale all'agricoltura, dietro interessamento dell'onorevole Calderone e del personale della sua squadra che in sinergia con lo stesso onorevole lavorano affinché, insomma, il territorio possa avere delle risposte in tal senso. La giornata di oggi per me risulta importante perché noi abbiamo questo prodotto che assume una sua caratteristica fondamentale per l'intero territorio basicotano, che è la nostra provola, la provola basicotana, che è un prodotto dalle qualità organolettiche molto rilevanti, ben apprezzato dai vari turisti e fruitori del prodotto stesso. Abbiamo cercato di impostare un ragionamento che possa vedere il prodotto provola come fonte di possibile sviluppo economico del territorio, perché al giorno d'oggi l'attività imprenditoriale legata all'agricoltura, in questo caso anche alla trasformazione del prodotto lattiero caseario, secondo me non può che essere l'aspetto principale che dovrebbe essere, a mio giudizio, la linea di sviluppo principale del nostro territorio. È chiaro che il Comune di Basicò farà il massimo perché le attività settoriali possano trovare il maggior sostegno e sviluppo. La politica, ovviamente, l'onorevole Calderone lo sa bene, deve fare anche la sua parte attraverso i bandi, le misure che provengono da fondi europei, e cercare soprattutto di armonizzare anche il partenariato tra le amministrazioni pubbliche e le aziende private, ovviamente ognuno per quelle che sono le proprie competenze, senza commistioni che siano ovviamente non confacenti al ruolo che ognuno ha. Fiere e filiere, quanto è importante fare aggregazione, quanto è importante fare la fiera del bestiame di stamattina è un punto anche di partenza, no?
Assolutamente sì, abbiamo voluto riprendere un'antica tradizione che esisteva nel nostro comune, ovviamente riadeguandola secondo quelle che sono le normative vigenti nel settore, e vuole essere il primo step per far capire l'importanza che ha per il nostro centro l'aspetto legato all'allevamento del bestiame, soprattutto di natura bovina, in quanto è la materia prima per la realizzazione della provola, in quanto da noi esistono ancora delle aziende agricole, purtroppo poche, che a proposito di filiere gestiscono l'intera filiera della produzione lattiero-caseare, in questo caso della provola di Basicò, in quanto possessori di mucche, possessori di terreni nei quali possono tranquillamente pascolare le mucche e poi andare a mungere le stesse e in giornata trasformare il latte in quel delizioso prodotto dalle grandi proprietà organolettiche che è appunto la provola di Basicò. Il convegno come si inserisce in questa giornata? Stamattina abbiamo trattato l'aspetto appunto dell'animale inteso come possibilità anche di commercio tra gli operatori. Ovviamente andrà perfezionata, contiamo di farne altre in futuro, pensiamo una addirittura a ottobre, ma sicuramente con l'anno nuovo, andando a ritoccare quelle piccole sbavature che sicuramente ci saranno state dato che è stata la prima edizione. Il convegno poi, attraverso anche figure professionali di rilievo, penso ai veterinari dell'ASP, penso alla Coldiretti e ad altri relatori che si susseguiranno nel pomeriggio, si potrà costituire una sinergia e avere anche delle idee, degli spunti perché lo sviluppo del nostro prodotto possa essere un volano, speriamo, per l'economia di Basicò, ma non soltanto di Basicò, perché io ragiono sempre in un'ottica territoriale, comprensoriale, perché ormai il campanilismo, soprattutto di natura economica, non va da nessuna parte. E poi, come lei ben diceva, stasera concludiamo la giornata con la degustazione della famosa provola basicotana. Sindaco, lei ha detto una cosa importantissima, anche triste per certi versi. Purtroppo poche aziende. L'amministrazione, la politica, potrebbe in qualche modo mettere in atto delle pratiche per avvicinare i giovani a queste attività e quindi dare la possibilità, attraverso misure di imprenditoria giovanile, di creare lavoro e di trattenere anche proprio a casa i propri figli, no? Assolutamente, certo, premetto, è un lavoro faticoso, detto dagli operatori, non è semplice svolgere l'attività di allevatore perché impone sacrifici in termini di orario, di fatica fisica, però il risultato è ovviamente premia lo sforzo che si effettua. Sicuramente la politica cosa può fare? Non può sicuramente trasformarsi in un imprenditore, può però dare quegli stimoli attraverso la diffusione di quelli che sono gli aiuti, e sono notevoli, che la comunità europea soprattutto mette a disposizione di chi ha voglia di intraprendere attività di questa natura. Penso anche all'imprenditoria giovanile, tutte quelle misure e anche leggi dello Stato che garantiscono una certa agevolazione, una defiscalizzazione per chi decide di intraprendere un'attività imprenditoriale e soprattutto se al di sotto di una certa età. Come comune noi non possiamo fare altro che sviluppare queste sinergie, far sì che attraverso queste attività, quale per esempio la Fiera del Bestiame, la Sala della Prova, i convegni di questa natura, possono far sì che vengano veicolate queste informazioni e sicuramente poi a livello infrastrutturale garantire che l'imprenditore agricolo possa trovare strada a penetrazione agricola che siano degne di questo nome, che consentano di poter arrivare nei terreni, negli allevamenti, nei capannoni con una certa tranquillità, senza insomma essere a rischio, non dico della propria vita, ma comunque avere a che fare con strade accidentate che poco si confanno con quello che dovrebbe essere lo standard di sicurezza. Perché credo che la politica deve essere presente in ogni posto ove vi sia la estrinsecazione della buona politica. Questo è un evento importante, è un evento che il Comune di Basicò ha fortemente voluto,
perché il Comune di Basigò, nella persona del sindaco innanzitutto e di tutta l'amministrazione, ha chiesto ausilio all'assessorato all'agricoltura e l'assessorato all'agricoltura si è reso disponibile. Quindi se esiste una manifestazione così brillante come quella di oggi è perché la buona politica nasce e si sviluppa dalla sinergia dei diversi enti territoriali, funziona sempre così. È quello che io dico sempre, bisogna tendersi la mano l'un l'altro e cercare di cooperare e collaborare per il benessere del territorio e dei cittadini che il territorio vivono. Porto i saluti del Presidente Micichè che aveva assicurato la sua presenza, perché senza il Presidente Micichè anche questo evento poteva non esserci, perché anche lui si è interessato, ma capirete bene il lunedì vengono a scadere i termini per le presentazioni delle liste nazionali e quindi per ora è un periodo particolarmente di tensione, se così posso dire, lo dico senza mezzi termini, perché chiaramente ognuno tenta nella maniera che ritiene più opportuna di accaparrarsi, uso un termine forte, una candidatura. Io credo invece che le candidature più belle sono quelle che nascono dal consenso. Infatti io mi misurerò innanzitutto alle regionali, perché per me il territorio è tutto e lo è stato per questi 5 anni e credo di averlo dimostrato. È un'iniziativa importante. Ha fatto riferimento il sindaco nel suo intervento preliminare, sia pure breve ma comunque brillante, all'ausilio che deve dare l'assessorato. Ebbene, io vi comunico, come molti già sapranno, soprattutto gli addetti ai lavori, che ci sono stati 2 avvisi importantissimi dell'assessorato all'agricoltura, uno che riguarda la misura 14, che è il benessere degli animali. Vedo qui il dottore Rossitto, che saluto, che è un brillante veterinario. Il benessere degli animali e per gli animali io credo che sia in assoluto il punto di partenza fondamentale per tutta la filiera, perché da lì parte la filiera e se parte con il piede giusto chiaramente finirà esattamente con il piede giusto, diciamocelo chiaramente, indipendentemente poi dalle varie fasi, dai vari step della filiera, però il benessere degli animali è al primo posto. E su questo dovrebbe intervenire di più e meglio il legislatore o comunque l'esecutivo, perché tanto si può fare per il benessere degli animali. Tanto è stato fatto, per carità, bisogna anche dire le cose che sono state fatte. Però certamente è opportuno pensare soprattutto alle cose che si devono fare, non bearsi, aprire la ruota come i pavoni, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quest'altro. Quindi il primo avviso che è importante, la prima misura è quella, la misura 14, che riguarda appunto il benessere per gli animali. Poi c'è il PIF, i cosiddetti progetti integrati di filiera, che credo, se non ricordo male, siano per 45 milioni di euro e 15 milioni sono per la zootecnia. Attraverso il PIF si possono raggiungere numerosi obiettivi. Quindi la regione siciliana c'è, veniamo da un periodo delicato che non deve servire assolutamente da esimente, che è quello della pandemia che abbiamo tutti patito in tutti i settori, chiaramente anche il settore agroalimentare che chiaramente ha patito forse più degli altri queste difficoltà che sono state determinate e scaturiscono dal terribile periodo pandemico. Però io credo che tra le misure nazionali e quelle regionali la terra di Sicilia si appresti a vivere un periodo brillante. Certo, è necessario una presa di responsabilità che chiaramente ci deve essere. Io non so quale sarà il mio ruolo nel prossimo governo, che sicuramente io sono un ottimista ma anche realista, sarà un governo di centrodestra. Basigò, Provola, il territorio che tenta di reagire, la politica presente per cercare di fare unione e aggregazione intorno a delle micro aziende che rappresentano la forza economica di questo territorio e dei Nebrodi. Indubbiamente questa è una bellissima iniziativa, non è la prima che Basigò e l'amministrazione a trazione Gullo porta avanti, sono proprio queste le iniziative che servono per il territorio, perché non riguarda soltanto l'aspetto
alimentare o imprenditoriale, ma riguarda anche altri aspetti. Se usciamo fuori dalla porta di questo bellissimo palazzo troviamo tanta gente che si confronta, che discute, che acquista i prodotti locali, prima fra tutte la provola di Basigò. Quindi queste sono le iniziative che servono a 360 gradi per il territorio. E qui la filiera corta è rispettata pienamente? Assolutamente sì, infatti qui siamo a parlare anche delle misure previste dal governo e dall'assessore all'agricoltura, che è un assessore di Forza Italia, che è l'onorevole Scilla, prima fra tutte la misura 14 che riguarda il benessere degli animali e tutto quello che concerne appunto il benessere degli animali, che è già partita, poi il PIF, che sono previsti 45 milioni e tra questi 45 milioni 15 milioni per la zootecnia. Sono belle iniziative, sono iniziative per il territorio, sono iniziative che servono alla Sicilia a migliorare la qualità di vita, non soltanto imprenditoriale, come dicevo prima, della Sicilia. È questo che il popolo siciliano vuole, non vuole polemiche, non vuole pagliacciate, non vuole insulti, non vuole scontri. Il popolo siciliano ha bisogno di serietà, di persone sobrie e competenti che si impegnano per il territorio e danno tutto per il territorio. La Sicilia è un'isola bellissima, l'abbiamo ripetuto in mille trasmissioni, in mille incontri, in mille eventi. Si parla sempre di una Sicilia attrattiva, di una Sicilia che fonda l'economia anche sul turismo. Turismo e agricoltura possono camminare tranquillamente a pari passo, perché una sposa l'altra, no? Assolutamente, infatti sono state previste tante misure. Nel periodo pandemico c'è stato un intervento massiccio sia per le aziende e per le imprese che si occupano di turismo, sia per l'agricoltura. È chiaro che veniamo da un momento difficile, forse qualcuno lo dimentica, che è il periodo di 2 anni di pandemia. Lo abbiamo superato, lo stiamo superando, ci sarà, questo ormai appare certo, un governo nazionale centrodestra finalmente, dico io finalmente, che sia un governo votato dai cittadini e non dai palazzi, e quindi io sono molto fiducioso, anche perché sono totalmente convinto che il prossimo governo sarà un governo di centrodestra anche in Sicilia, col presidente Schifani che rappresenta l'esperienza, la sobrietà, la mitezza, i buoni comportamenti, la buona politica, il presidente emerito del Senato, quindi è anche un uomo che ha ricoperto le cariche più prestigiose dello Stato, quindi pensare a un Presidente della Repubblica palermitano, quindi dunque siciliano, pensare a un Presidente della Regione che è stato Presidente emerito del Senato, quindi seconda carica dello Stato, che lascia il comodo abito di senatore e si profonde in un'avventura meravigliosa come quella di candidarsi alla Presidenza della Regione, credo che ci siano tutti i presupposti perché questa terra possa migliorare. Ovviamente è un carico di responsabilità per noi che ci apprestiamo a governare, noi queste responsabilità ce li prendiamo, io come deputato credo sia noto per 5 anni non mi sono risparmiato, credo di essere in assoluto numericamente il deputato più produttivo di Sicilia e questo è un fatto certamente di natura obiettiva. A me non piace promettere, dire faremo questo, faremo quest'altro, a me piace piuttosto dire ho fatto questo e ho fatto quest'altro. Onorevole, mi permetto di strappare una domanda di provocazione, perché è vero che si è lavorato tanto, la politica ha lavorato tanto perché ha ricostruito per certi versi delle macerie, però se noi andiamo a guardare delle foto del territorio, il territorio lo vediamo pressoché uguale. Possiamo strappare l'impegno che il prossimo governo, la prossima azione amministrativa dell'onorevole Calderone in questo caso, possa essere volta anche a cambiare proprio l'immagine del comprensorio di Renico, dove chiaramente lei opera in maniera più massiccia essendo di questa zona? Guardi, non è un impegno, è il minimo che deve fare un deputato. Se il deputato non si impegna per il proprio territorio deve essere bocciato in maniera sonora. Io dico sempre questo, non votateci per amicizia, non votate per simpatia, non votate per compiacenza, non votate per interesse. Votate soltanto quelle persone che possono anche non essere Calderone, che vi danno certezza, di impegno, di competenza, di serietà e di attaccamento al territorio e non alla poltrona. Io ho una fortuna, quella di venire dalla professione, io conosco il lavoro,
e questa è stata la mia fortuna. Chi è abituato a lavorare difficilmente si fa distrarre da altri obiettivi. A tutti gli intervenuti, grazie al sindaco di Basicò per avermi invitato e per averci coinvolto come Galle in questa iniziativa, che è uno degli strumenti su cui noi interverremo in maniera, io spero, più incisiva di come abbiamo fatto sino ad oggi. Voglio, se mi consentite, inizialmente rivolgere una interloquire direttamente col sindaco di Mazara Sant'Andrea sul settore del florovivaismo e del turismo. Siamo pienamente d'accordo. Io ho anche avuto il piacere di seguire un'altra iniziativa che ha portato al riconoscimento del distretto regionale del florovivaismo e posso dire che mi farò sicuramente portatore per quello che sarà le mie possibilità di fare in modo che il distretto regionale del florovivaismo, che ha il maggior numero di imprese nella provincia di Messina e in particolare nel comprensorio del GAL, coinvolga, se ha avuto mancanza di coinvolgere abbastanza in maniera adeguata il comune di Mazara di Sant'Andrea, che è la culla del florovivaismo, io mi farò portatore nei confronti ovviamente della governance del distretto, per quello che saranno le mie competenze, per trovare il modo di avere maggiormente presente all'interno del distretto florovivaistico la culla dei vivai, che è una cosa che noi abbiamo auspicato da subito, dall'inizio, e che oggi sicuramente alimenteremo ulteriormente. Per quanto riguarda il discorso del GAL, l'evento di oggi, fiere e filiere, sono due aspetti della stessa medaglia. Quello che abbiamo avuto difficoltà nel mettere in moto i processi di filiera in questo comprensorio, ed è quello che dicevo poco fa pure a qualche altro amico, è che manca l'esperienza della cooperazione o la capacità di lavorare in cooperazione fra le imprese innanzitutto. E quindi poi si mette in moto tutto quanto un processo di certificazione di prodotti e di cose di cui parlerà molto meglio di me l'architetto Michele Germanà, che è qui presente, che è il presidente dell'Agenzia per il Mediterraneo, che è un organismo che racchiude più GAL. Però noi con questo spirito attiveremo a breve delle azioni che porteranno risorse nel nostro comprensorio, che sono la declinazione a livello locale delle sottomisure, do dei numeri però poi le spiego in parole semplici, delle misure della 16.3 del PSR, della 16.4 e della 16.9, che sono delle azioni che si mettono in moto secondo appunto lo spirito cooperativistico, che devono essere proposte dal territorio con la presenza di almeno un'azienda agricola per un progetto che viene proposto, e poi noi li possiamo accompagnare e aiutare su delle iniziative che possono promuovere nuovi processi, la condivisione di nuovi prodotti, oppure l'avvio del cosiddetto mercato locale o delle azioni appunto nella logica della filiera. Un'altra misura che io mi sento di volere di sponsorizzare è la 16.9, quella che praticamente fa riferimento alla possibilità di aumentare l'assistenza sociale, l'inclusione sociale nei confronti di persone diversamente abili o che hanno altri tipi di difficoltà. Lì c'è sempre bisogno della presenza dell'azienda agricola, però è un modo di fare funzionare l'azienda agricola in una maniera diversa per includere nel settore del mondo del lavoro persone che hanno diverse abilità rispetto alle nostre. Voglio fare, per consentitemi, un plauso ancora al sindaco di Basicò, l'ingegnere Gullo, perché a Basicò è già il secondo evento che noi facciamo come Gallo, che sono presente, e il primo, mi piace ricordarlo, è quello che abbiamo tenuto a ottobre 2021, ce ne sono presenti anche altri amici che vedo qui in sala, il presidente dell'Ordine degli Agronomi, che era sulla proposta per la nascita del Parco Regionale dei Monti e Borghi Peloritani. Va dato merito all'amministrazione comunale di Basicò di avere destinato al comitato di proposta del parco, che è tutto un percorso che deve ancora ovviamente
farsi con il coinvolgimento di tutti i comuni speriamo del Galla, a partire da tutti quelli del Galla, trovando le formule e le sinergie più possibili, perché è chiaro che quando parliamo di parco si possono mettere in moto preoccupazioni di vincoli o di limitazioni, però se non se ne parla e nello stesso tempo c'è la necessità di fare sviluppo sostenibile e mettere all'interno di questi processi di sviluppo iniziative imprenditoriali che possono salvaguardare il territorio, recuperando degli elementi detrattori che è importante riuscire a recuperare, ebbene che se ne parli, perché secondo me lo strumento del parco è uno strumento molto potente. Oggi a Besicò è avvenuto, diciamo, un evento che noi come GAL supportiamo in quelle che sono le nostre azioni che abbiamo in programma anche a breve di concretizzare in dei bandi a favore del territorio. A Basicò oggi c'è stata la Fiera del Bestiame, la prima, diciamo, in questo comprensorio negli ultimi tempi, e oggi pomeriggio questo convegno è dedicato proprio al tema del fiere e delle filiere. Fiere e filiere che sono due aspetti della stessa medaglia sostanzialmente. Noi con le azioni che metteremo in campo daremo appunto aiuto alle imprese del territorio, innanzitutto imprese agricole, declinando in una maniera locale quelle che sono le misure del PSR 2014-2020, che sono la sottomisura 16.3, 16.4 e 16.9, dove appunto chi parteciperà dovrà innanzitutto costituire un'aggregazione, un gruppo di cooperazione, dove all'interno ci deve essere necessariamente un'azienda agricola e poi altre figure, altri soggetti imprenditoriali. Sono delle azioni che noi supporteremo al 100%, e proporranno delle azioni appunto per diversamente abili, sono ovviamente azioni diverse tra di loro, come anche quello delle filiere, dove dobbiamo riuscire a garantire con questi processi la tracciabilità dei prodotti, quindi entriamo in un percorso di certificazione dei prodotti e quindi di qualità e di proposta del territorio, quindi connubio prodotto e territorio. In un territorio che, diciamolo pure, è caratterizzato da micro aziende, quanto è importante la fiera come momento di aggregazione e queste manifestazioni come momento di comunicazione tra le imprese stesse con gli attori del settore? Sì, sono momenti fondamentali in realtà, sia questi che quelli quando si fanno i cosiddetti incontri di animazione, ma questo tra virgolette ovviamente, che si inquadra all'interno di un evento più importante che interessa il comune di Basicò, si declina a favore di dare informazioni al territorio a favore delle microimprese, perché quello che noi tentiamo di fare, e ancora diciamo questo comprensorio deve raggiungere, diciamo, questa maturità per questo comprensorio, è quello di fare lavorare in logica di cooperazione, in una logica cooperativistica le varie imprese che fanno parte appunto di questo comprensorio. Questi eventi, questi momenti aiutano queste nuove forme di aggregazione, queste sinergie, e quindi ben vengono, e proprio per questo noi speriamo che con le azioni che mettiamo in essere riusciamo a aumentare la sensibilità delle microimprese di questo comprensorio nel settore dei prodotti agroalimentari e enogastronomici, si mettono assieme per proporre appunto il territorio come prodotto e come territorio per le bellezze che ha. Aggregazione e cooperazione, che probabilmente per una forma di cultura è difficile in questo territorio, no? Sì, sì, infatti la difficoltà è proprio questo, fare capire che mettersi assieme è utile e più si è e meglio si sta. Ci sono altri settori di questo comprensorio che bene o male ha capito che fare assieme, fare azioni in sinergia può portare anche risorse di carattere economico interessanti. Su questi settori economici, che sono quelli legati al lattiero caseario, su cui noi tenteremo di mettere in moto appunto un progetto di filiera legato proprio a questo settore come quello enogastronomico, la difficoltà è fare mettere assieme gli imprenditori in logica di cooperazione. Anche perché poi il prodotto principe che deve volare da un punto di vista commerciale è sempre in questo caso la provola, e quindi indipendentemente dal nome della microazienda, se funziona la provola funziona di concerto tutta la filiera. Torniamo alla filiera di cui siamo partiti, no? Sì, qui il prodotto principe appunto è la provola di Basicò, che mette in moto altri prodotti, perché provola significa, quando parliamo di lattiero caseario,
altri prodotti che sono che vengono dal latte, no? Che vengono dal latte, la ricotta, che mangiata con la marmellata, che può essere con prodotti tipici, mette in moto altri processi, e quindi aziende che possono decidere, giovani imprenditori, di mettere in moto delle aziende per la produzione delle marmellate tipiche del territorio, o altre lavorazioni sempre di questo formaggio, che è la provola di Basicò, che noi io non dico che è la provola dei Nebrodi, ma è la provola di Basicò ed è la provola dei Peloritani, perché qui siamo nei Monti Peloritani. Buonasera a tutti, grazie Filippo, ti ringrazio per la chiamata, come ci siamo incontrati appunto lì a Barcellona, tu hai colto l'occasione, naturalmente a questo punto da convenuto divento anche attore, diciamo. Io sono molto legato a questo territorio, sono legato a Filippo, sono legato a tanti produttori del territorio di Basicò, perché è un territorio genuino. Territorio fatto da persone valide, fatte da lavoratori, e questo mi fa piacere dirlo, perché io lo frequento da sempre, diciamo, no? Quindi vedo in loro la forza del lavoro, la forza lo spirito del sacrificio che c'è in campagna, perché bisogna parlare appunto di questo, del sacrificio che giorno dopo giorno gli agricoltori mettono per stare in campagna, per allevare, per produrre, per mantenere il territorio, perché l'azienda agricola in sé è il mantenimento del territorio. Io divago, mi permetto di divagare, parliamo di reddito di mantenimento. Cioè, no, noi non capiamo quanto è importante l'azione svolta dall'agricoltura e dall'agricoltore, soprattutto in questi momenti in cui c'è uno spopolamento generale dei piccoli territori, quello che purtroppo ormai si verifica sempre più spesso. I nostri giovani che partono, io ho due figli piccoli che sicuramente anche i miei, spero di più tardi possibile, ma dovranno fare la loro strada. Dire questo, fare la loro strada, cosa significa? Cioè, secondo me bisogna tornare un pochino indietro. Faccio un discorso molto, molto schietto, Filippo, come mia abitudine. È il piccolo che deve stare sul territorio. Cioè, oggi si è assistito in passato, oggi non so più se è così, si è assistito ad una continua ricerca delle dimensioni grandi, delle mega aziende, delle multinazionali che surclassano i piccoli produttori. Io ritengo che tutto invece debba partire dai piccoli produttori, cioè debba essere una questione sinergica tra le aziende zootecniche, le aziende foraggere, le aziende commerciali. Subito dopo che andrò via avremo un incontro sul vino, sulla DOC Mamertino a Villafranca di Renica. Anche lì si parlerà di piccole aziende, perché il nostro territorio è vocato per le piccolissime aziende. Non siamo in provincia di Trapani, non siamo in provincia di Ragusa. Ecco, faccio questi due esempi che stanno agli antipodi rispetto a questo. Cioè, Trapani è la provincia abitata più ampia d'Italia, e Ragusa, e stanno in Sicilia, e Ragusa è la zona con più filiera, lasciatemelo dire, filiera zootecnica in Sicilia. Qui ci sono addetti ai lavori che sanno benissimo di che cosa parlo, ma se lo fanno loro lo possiamo fare anche noi, in più piccola scala, ma lo possiamo fare. Perché non lo possiamo fare? Ma bisogna partire dal piccolo. Io faccio sempre l'esempio del vino e del Mamertino o del Faro. Non vedo Faro, Doc, Mamertino, Doc nei ristoranti, nelle pizzerie, nelle rivendite della nostra provincia. Cioè, io non riesco a capire, è una cosa così paradossale, così assurda, no? Quelle volte, scusatemi il termine. Ma se non si fa squadra tra di noi, chi la deve fare sta squadra? Che è la multinazionale che viene qua e ci cerca la provola? Non ci viene la multinazionale a cercarci la provola. A meno che noi strutturiamo un mercato, difficile strutturare un mercato. Strutturare un mercato per il vino è difficilissimo, la bottiglia, l'etichetta, il marketing, il trasporto, la comunicazione, come diceva l'onorevole. Ma prima dobbiamo capire, intanto lo sappiamo fare il vino, come sappiamo fare la provola, su questo dico non ci piove. Dobbiamo un pochino collegarci tra di noi per poter andare avanti, per poter fare squadra sul territorio. Se non c'è squadra sul territorio non ci potrà essere squadra fuori. E io applaudo a questa iniziativa perché, come hanno ben detto i sindaci, deve essere un'iniziativa che va oltre il territorio comunale, ma deve essere
una questione comprensoriale. Quindi il comprensorio, acquisendo le innovazioni, perché è giusto che sia così, acquisendo le innovazioni anche a livello tecnico, politico, che il libero professionista, l'ordine degli agronomi, ma anche l'ordine dei veterinari con la misura 14 dovrà mettere in campo, bisognerà che i giovani, perché sono loro, dico, c'è poco da fare, sono loro che stimolati o comunque attratti da una qualità della vita che comunque secondo me oggi è superiore rispetto ad una grande città. Sicuramente vorranno fare le loro esperienze, però si dovrà tornare qui, cioè si tornerà qui, perché la vita in una città come Milano, Roma, diventa quasi insostenibile, secondo me, ad una certa età, permettetemelo di dire. Quindi sono discorsi abbastanza concreti che mi sento di fare. L'onorevole è andato via, dico, sugli aspetti delle misure. Torniamo un attimo sugli aspetti delle misure. La misura 14 è stato sicuramente un inizio, il benessere animale sarà un trampolino di lancio per la futura PAC, perché nella PAC vedremo che i famosi sandwich, no? La crescita dei contributi dipende molto dal benessere animale. Le prossime misure saranno soggette ad un sistema di certificazione di qualità, per cui oggi c'è stata la misura 14 ed è stata votata attraverso delle asseverazioni piuttosto che delle misure fissate nei bandi specifiche. Da un altro anno in poi, o da tra due anni in poi, ci sarà un organismo di controllo che certificherà proprio il benessere animale. Benessere animale che noi, tra virgolette, già rispettiamo, permettetemelo di dire, perché il benessere animale è il nostro. Il benessere animale è assolutamente il nostro, non è quello che ci sta nelle stalle intensive più su rispetto a noi, senza citare nessun tipo di regione. Il nostro benessere animale è quello che governa il territorio, è quello che evita gli incendi, è quello che bisogna far capire a tutta l'amministrazione, ma loro già lo sanno, la gestione dei terreni pascolivi e la gestione dei terreni forestali al fine di evitare gli incendi, come purtroppo ci sono stati in passato. Quindi l'allevatore in sé non va bisfrattato, l'allevatore in sé va protetto, l'allevatore in sé sta su un territorio che è difficile e starci è veramente difficile. Le ultime due cose che vi dico sono il PIF, come diceva appunto l'onorevole Calderone, che è un'ottima iniziativa per poter fare squadra, e l'assessore Razza, prima di appunto dimettersi, a quanto pare ha fatto una proposta di incremento presso l'ufficio di sanità veterinaria e sicurezza alimentare di un ulteriore ufficio per la gestione della sicurezza alimentare, in cui ci saranno, possibilmente ci sarà costituito questo ufficio, in cui ci saranno anche gli agronomi e i veterinari. Dico, è una proposta di giunta. L'altra cosa invece è che con legge del 1 aprile 2022 lo Stato italiano, con una legge numero 30, acquisisce i decreti che già erano stati fatti in passato in Sicilia sulla valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari, quindi produzioni agroalimentari che vanno valorizzate attraverso percorsi tradizionali, come ben seguirà il dottore Rossitto, si basa sull'utilizzo di utensili tradizionali, su una normativa più leggera per i piccoli produttori, su procedure di controllo più più blande, chiamiamole blande, che poi blande non sono, e quindi la Regione e l'assessorato sanità con l'agricoltura dovranno mettere in atto dei decreti attuativi affinché si possa ulteriormente allargare le maglie per garantire ai piccoli produttori di continuare a stare sul territorio senza avere normative cogenti, alle volte troppo restrittive, perché vengono paragonate alle mega industrie. Presidente, un incontro per parlare di cooperazione e di aggregazione, però spesso si parla tanto di queste iniziative, ma poi sulla realtà le aziende vanno sempre per conto proprio. Che cosa bisogna fare, secondo lei, per cercare di superare questo gap? Bene, non è facile. Noi purtroppo nella provincia scontiamo questa forma di individualismo che oggi, devo dire, non paga più. Dobbiamo un po' guardarci attorno, secondo me, e vedere un po' quello che fanno i nostri vicini di casa. Come prima detto, la provincia di Ragusa è il capostipite della zootecnia in Sicilia e dei prodotti lattiero-caseari.
forte di una come dire, forza di unione di più di 50 anni, sono riuscite a creare dei consorzi di produzione ed ad andare avanti. Oggi quello che bisogna fare è mettere i giovani avanti. Io, quello che per la mia esperienza ho visto, i progetti integrati di filiera di cui abbiamo parlato prima sono stati un ottimo punto di partenza, tra virgolette innovativo per la regione siciliana, al fine di poter crescere con la cooperazione. La cooperazione cresce però con i giovani, permettimi di dirtelo, perché purtroppo, superata una certa età e un certo gap, questa forma di cooperazione smette un po' di essere nel meccanismo dell'imprenditore. Mentre il giovane, il ventenne, il trentenne, che crede con positività sulla propria attività, riesce a carpire i vantaggi di un'aggregazione e i vantaggi di un mercato che poi è comune e quindi più forte dal punto di vista produttivo. L'ordine degli agronomi negli ultimi anni, nelle ultime due presidenze, si è caratterizzato da una presenza forte nel territorio, quindi c'è la speranza che questa vicinanza possa in qualche modo trasferire le informazioni a quanti più imprenditori possibili, soprattutto ai giovani. Sì, anticipo con questa domanda che è uscito il bando, che forse abbiamo dimenticato di dire, per la valorizzazione delle aziende vitivinicole, quindi la realizzazione di cantine, è stato pubblicato dall'assessorato agricoltura circa 3 o 4 giorni fa, quindi fresco di stampa, che ci permetterà di accedere a dei bandi OCM investimenti per la caratterizzazione e la formazione di investimenti per la realizzazione di cantine. Quindi questa è un'informazione che vi do e chiaramente bisognerà sempre di più spingere affinché il territorio risponda con innovazione alle nuove sfide, perché oggi quello che abbiamo di bisogno appunto dell'innovazione è il coraggio di investire, il coraggio di andare avanti e aggregarsi anche a chi ci sta vicino e chi ha già fatto questo percorso. Presidente, proviamo a dare anche un messaggio di incoraggiamento, perché io ho sentito al tavolo è giusto proteggere la microimpresa, perché noi siamo costituiti da tante microimprese, non ci dobbiamo snaturare, non dobbiamo puntare a diventare delle multinazionali, ma fare rete e fare aggregazione non significa snaturare la nostra natura, la nostra identità. Ognuno microimpresa è, tale rimane, però potenziamo e lavoriamo intorno ad un progetto che è un prodotto, che è un qualcosa che sia identificativo come marketing, però poi tutti lavoriamo intorno a quello, no? Bene, alziamoci dalla scrivania e andiamo in giro per le campagne, andiamo in giro per il territorio, riscopriamo i prodotti tipici, andiamo in giro per i borghi, solo così noi riusciremo a capire. E soprattutto rendiamoci conto che la mela non è solo rossa, può essere verde, può essere gialla, può essere piccola, può essere tondeggiante, a forma di bottiglia, schiacciata. Quindi viva la biodiversità e viva la libertà di pensiero. Grazie Presidente, grazie per il lavoro che svolge l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Messina. Grazie, grazie a voi. E abbiamo fatto il sistema regionale. Sapete qual è la novità di oggi? Che quindi vale anche per voi che non ci siete. Quindi vi do gli strumenti affinché domani l'area vostra può aderire a tutto questo. L'agenzia ha in corso con i certificatori, che è questo internazionale famosissimo, il primo sistema digitale per la Sicilia, piattaforma unica di gestione di tutti i dati delle filiere agroalimentari, di tutti i flussi, le forniture, dalla materia prima fino al mercato, in digitale, validati in blockchain da certificatore, che il progetto si chiama Valore Sicilia, perché il sistema Trust Food, chiaro? Quindi il regalo alla Sicilia che abbiamo fatto qual è? E l'abbiamo presentato a Musumeci quel giorno, per ci dire: caro Presidente, ti abbiamo fatto un regalo, ma tu da Presidente non lo sai, è chiaro? E allora, morale della favola, noi siamo in condizione che i bandi che stanno uscendo delle misure 16.3 e 16.4 li possiamo integrare, una volta che vengono attivate le persone con incontri ad hoc di informazione, con quelli delle altre aree regionali, perché nel 2016 Rete Filiera Sicilia è stata fatta
io sono socio sostenitore insieme al Galmio, della più grande rete, credo, d'Italia, 75 imprese. Praticamente parte di quelli che hanno avuto il valore aggiunto su prodotti, servizi, eccetera, li abbiamo portati davanti a un notaio a creare la prima rete madre, tra virgolette. Ora abbiamo speranze, se non si attivano i sabotatori istituzionali, che grazie alla cooperazione tra i GAL della Sicilia, e quindi voi potrete approfittare di questa operazione, di poter estendere questo valore aggiunto anche a territori nuovi come quello vostro. Dopodiché, se già avete la DOP sul prodotto Denebri, se funziona o non funziona, io ignoro l'operazione. Però il primo passo è, tra 20 giorni, un mese, io farò un avviso di estensione delle filiere agroalimentari. Qua dentro c'è pure la filiera suini e derivati origine Sicilia. Significa che i pochi allevatori di suini collegati con un solo salumificio, perché ce n'è uno, mentre sul grano ce ne sono 100, mentre sugli ortaggi ce ne sono altri 100, insomma voglia camminare, possono avere l'etichetta approvata col numero di certificazione, e si va a rintracciare che il suino è siciliano, dove ha pascolato, chi è la scrofa fino a prodotto. Col digitale tanto pesa il suino nato oggi, tanto all'ingrasso e tanti prosciutti o salumi possono, i quantitativi sono verificati in digitale. Poi arriva la comunicazione e diciamo, queste etichette digitali o passaporti digitali o come volete andarle a definire, danno una garanzia in più al consumatore, perché non si possono, già con la norma non si possono fare imbrogli, ma tu con l'etichetta uno ti becca e ti butta fuori. Col digitale non si scappa più, e allora a questo punto tu agisci sulla comunicazione. Dopodiché la famosa rete turistica che è in corso a pezzi in Sicilia, dobbiamo farla. Insieme i punti vendita aziendali, perché c'è l'agriturismo, possono avere i prodotti di tutti, i ristoranti c'è pure, gli alberghi, e poi un'unica campagna di comunicazione sulla Sicilia di qualità e sicura. Ultimo accenno per evitare equivoci, tutti voi avete sentito raccontare in modo improprio qualità sicura, l'avete sentito qualcuno di voi o no? Per anni ci hanno mangiato la testa con qualità sicura. Quelli attenti 4 anni fa hanno detto alla regione: state attenti, perché Bruxelles vi dirà che qualità sicura è un marchio europeo che si applica su 27 paesi europei, su disciplinari di produzione che vengono approvati fino alla Commissione. Oggi su 18 prodotti ce ne sono 6. Per aiutare i siciliani, noi che abbiamo fatto una riunione a Palermo e gli abbiamo detto: vi suggeriamo di inserire dentro i disciplinari l'obbligo della conformità alla norma ISO 20-2005, rintracciabilità di filiera, e l'hanno scritto, in tutti i disciplinari è scritto. Dopodiché l'assessore Bandiera mi chiede di allargarlo, e c'è stata una disinformazione. Perché noi che abbiamo detto, chi ottiene qualità sicura sui pochi disciplinari, tipo il suino, oppure agnellone, oppure latte, nessuno ti può andare a garantire la provenienza siciliana della filiera. Sto concludendo, perché io vi volevo dare un input in più in questa riunione. Noi invece, grazie a questo che è di interesse strategico, ottenendo tutto questo, tu hai l'origine Sicilia bella grossa col numero di certificazione e la qualità in base a disciplinare. Io ho voluto darvi una spinta concreta, in modo tale che la prossima puntata vengano i vari gruppi che hanno come riferimento imprese, e se hai bisogno di aiuto a convincerli a lasciarsi accompagnare su un percorso di questo tipo, io sono a disposizione, anche perché è un obbligo morale. Presidente, lei gira tutta la Sicilia oggi qui a Basicò per una esperienza, un convegno dove si parla di fiere, filiere, sinergia tra imprenditori, tra imprese. Quanto è importante il messaggio che parte da questa realtà qui da Enebrodi.
Lo scambio di esperienze che ho voluto rappresentare oggi qua serve appunto a capire come gli imprenditori vengono aiutati a comprendere un progetto di filiera e quali sono le criticità che impediscono la messa a sistema delle filiere fino alla comunicazione dei prodotti valorizzati. Quindi l'esperienza già fatta altrove, tipo il Calatino in questo senso, è un'area nuova dove il GAL vostro è giovane rispetto agli altri a Catania, che io dirigo il Calatino come GAL, serve appunto a dire acceleriamo il percorso e grazie alla cooperazione territoriale tra noi, agenzie di sviluppo GAL e l'agenzia, possiamo portare rapidamente a un livello di valore aggiunto già acquisito con i strumenti che ho presentato, i passaporti del gusto, il sistema digitale di gestione dati e la certificazione di filiera, fino all'organizzazione in filiera corta delle diverse reti di imprese che già esistono e quelle che possono nascere qui grazie ai bandi del GAL vostro. Si parla sempre di tante normative, di passaporto del gusto, di tracciabilità di tutti i prodotti. Ma non c'è il rischio che tutte queste norme possano in qualche modo impaurire l'imprenditore e quindi sfavorire un processo di aggregazione anche tra gli imprenditori stessi? No, al contrario, lei ha citato strumenti rarissimi che valorizzano l'imprenditore e il prodotto. Il problema è che l'informazione può accompagnare l'imprenditore a comprendere il valore che gli si dà, quindi non è una normativa, è semmai l'applicazione di quelle norme complesse tipo filiere organizzate. Dice come si fa? L'accompagnamento è necessario, la criticità sono le competenze sufficienti a rendere competitivi filiere agroalimentari, ad esempio, perché fino a quando è la singola azienda che investe sulla propria azienda funziona il tecnico che fa. Quando fai operazione di gruppo è più difficile. Allora le esperienze, dice, vuoi arrivare a questi livelli di competitività, devi fare sistema, ma fare sistema non è uno slogan, è fatto di percorsi, di idee chiare e di strumenti di intervento. E lì conta molto l'attività di informazione e accompagnamento, anche a mantenere ciò che tu gli dai come valore aggiunto sulle produzioni di beni e di servizi. Quindi a questo punto è importante, se non fondamentale, anche lo scambio tra l'esperienza che voi avete già fatto con quella che ancora qui si deve. Quindi la sua presenza qui è importantissima. Scusi, tra GAL, proprio l'acronimo GAL è proprio scambio di esperienze tra agenzie di sviluppo. Il consorzio è nato per agevolare lo scambio di esperienze, ma siccome non sono scambi di convegni e passerelle, ma di aggregazione di imprese e di filiere già fatte e che ora occorre estendere a quei territori che sono stati un po' esclusi per poca informazione in passato. Quindi i Nebrodi sono già pronti, cioè grazie alle attività in corso, di entrare nel sistema Valore Sicilia già messo a punto in questi anni. Cosa si può fare per avvicinare realmente i giovani all'agricoltura? Intanto fare in modo che i giovani vengano alle riunioni per poter concorrere alla decisione sulla programmazione delle cose da fare. Quindi un ruolo fondamentale del GAL, che normalmente è fatto, è quello di orientare un territorio alle decisioni che poi diventano programmi di sviluppo, che poi diventano bandi. Se il primo nodo non c'è, quello della capacità di animazione, in modo tale che tu già sai oggi, esprimi la tua volontà, il potenziale si esprime, se non lo sa fare tu come animatore, come coordinatore di un gruppo GAL, lo orienti, in modo tale che loro si ritrovano l'opportunità finanziaria, col vantaggio però che tu devi puntare all'obiettivo completo, cioè fino alle aggregazioni tra reti di imprese come sistema Sicilia. Quindi la fatica è avere chiaro il quadro di sistema. Ognuno ha le proprie
il proprio ambito di applicazione. Quello che manca purtroppo oggi è la comunicabilità tra i vari apparati. Non c'è dialogo, non c'è il confronto. Quindi almeno tra di noi GAL riusciamo a cooperare, ma basta che tu dici coordiniamoci con il Dipartimento regionale, già diventa, c'è un muro altissimo, bisogna rompere i muri e agire per quello che è la nostra missione, perché siamo partner della regione noi ufficialmente, abbiamo le deleghe a fare, però un'autorità che ci aiuti, che ci obbliga a cooperare, cioè a confrontarci e ognuno fare la propria parte, non esiste. Partendo dal basso, le amministrazioni comunali cosa potrebbero fare? L'amministrazione potrebbe rapidamente approfondire i temi che abbiamo accennato oggi. A livello locale. E farlo in ambito GAL, perché il GAL ci nasce apposta. Fare un confronto leale sugli obiettivi, dove vogliamo arrivare. Magari il sindaco ha il rapporto diretto con gli imprenditori, quindi magari no, è facile il anche... Il sindaco può agevolare con i vari... invitare e farli venire a condividere un percorso. Perché se tu vuoi fare il sistema turistico regionale, agroalimentare, valorizzato e comunicarlo nel mondo, non ci arrivi mai se ognuno c'è il proprio orticello e vuole non integrarlo uno con l'altro. Quindi noi abbiamo questo obiettivo. Di fare rete tra noi, agenzie di sviluppo, reti locali per filiere integrate, ma un sistema regionale che poi i nostri interlocutori, i destinatari ultimi, chi sono? Il mondo che deve produrre beni e servizi, anche per la fruibilità turistica di un territorio, che è tutto integrato. Ma questo significa avere la pazienza di sedersi, approfondire, avere dubbi, e avere, decidere e poi ognuno la responsabilità di attuare. E questo è il nodo fondamentale. Quindi due sono, incomunicabilità tra apparati, competenze non adeguate quando si arriva a livello di sistemi o azioni di gruppo e uno scollamento tra apparati burocratici e mondo della politica. Quindi formalmente esistono i tavoli di cooperazione istituzionale, ma sono soltanto sulla carta, perché mai c'è l'impegno a un progetto, diciamo, di sviluppo per la competitività di un'area vasta, che non è il paese, la contrada, la provincia, ma non è neanche la regione. Quindi noi siamo nati per fare rete. Gli interlocutori non ci sono, ci dobbiamo evolvere come società. Di conservazione del prodotto la collocano in un territorio. Un territorio in cui ovviamente l'allevatore, l'agricoltore è il primo presidio, sentinella del territorio che tramanda tradizioni e culture. Ecco, nell'arco degli anni abbiamo vissuto una variazione, un mutamento di quella che è la figura dell'allevatore o dell'agricoltore, che non è più inteso come come il coltivatore della terra o un allevatore di bestiame, ma siamo passati a delle aziende agricole che riescono a fornire multifunzionalità, una serie di servizi che oltre a quello che è la semplice produzione agricola riescono a creare un connubio tra la gastronomia e l'ambiente, e questo per le nostre piccole aziende è fondamentale, perché non possiamo puntare sulla qualità, però possiamo puntare sulla qualità e su quello che il nostro territorio ci offre, un territorio che è ricco sicuramente di biodiversità e ambientali e zootecniche. In merito a quello che era l'argomento della serata, l'igiene e benessere degli animali, appunto come organizzazione di categoria che da tempo rappresenta, ecco, il mondo agricolo in Italia, e già i miei predecessori hanno parlato di quelle che sono le misure previste all'interno del PSR a tutela, ecco, di quelle attività e di quei costi, ecco, che gli allevatori devono sostenere. A questo punto abbiamo già parlato bene o male a grandi linee di questa misura 14 che è stata da tanto voluta e richiesta da noi organizzazioni di categorie, in quanto già attiva in altre regioni come la Sardegna e la Calabria da tempo. Attraverso questa misura stiamo in un certo qual modo cercando di traghettare i nostri allevatori su quelle che sono le nuove forme di certificazioni e di responsabilità che l'imprenditore agricolo deve assumersi. Che si assume appunto in un contesto dove ci viene sempre più chiesto maggiore sostenibilità ambientale,
culturale ed anche sociale. Non dimentichiamo neanche questo, perché purtroppo è tutto un connubio di tutto. Benissimo, attraverso questa misura 14 è stata data la possibilità ai nostri allevatori di entrare a contatto con le novità, ecco, di queste nuove normative sull'igiene e benessere degli animali. Ovviamente spesso quello che limita l'allevatore sono i costi. Alle volte non è che non si vuole fare una cosa, però gli eccessivi costi e il valore economico basso che spesso viene dato alle nostre produzioni sono una limitazione. Attraverso appunto queste misure, come altre misure, abbiamo sentito parlare di PIF, abbiamo sentito parlare delle misure che verranno attuate attraverso i GAL, in un certo qual modo stiamo cercando di compensare quelli che sono i costi enormi che le aziende agricole devono sostenere. Anche con l'entrata in vigore della nuova programmazione, con la nuova PAC, mi dispiace che forse non ci sono tante aziende agricole, perché questa è proprio la cosa che è fondamentale, che li interessa particolarmente. Siamo infatti alle porte di questa nuova programmazione che ha come punti fondamentali la tutela dell'ambiente, la salvaguardia delle piccole aziende e soprattutto la flessibilità aziendale, la flessibilità per quanto riguarda lo spostamento dei contributi tra un primo e un secondo pilastro. Purtroppo avrete sicuramente anche voi sentito parlare di fondi non spesi. Spesso questi fondi non sono stati spesi perché sono rimasti vincolati all'interno di un pilastro che non potevano essere spostati all'interno di un'altra misura che invece era stata maggiormente seguita e voluta all'interno di un territorio. Dottor Rossitto, si parla di benessere animale e oggi abbiamo visto forse una tra le prime fiere con gli animali tutelati, con le nuove norme, giusto? Sì, praticamente le nuove norme non fanno altro che rimarcare quello che era stato dettato da norme precedenti della Comunità Economica Europea. Ma l'obiettivo principale del legislatore europeo, e quello anche nazionale perché lo ha recepito, è quello di salvaguardare la salute pubblica tramite le carni controllate, quindi tramite una filiera, quindi tramite una tracciabilità e rintracciabilità delle strutture. Infatti stamattina abbiamo visto per tutta la mattinata durante la fiera del bestiame, la prima edizione qua a Basico, che c'era una macchina e dei dottori veterinari a presidiare che tutto andasse secondo le regole. Sì, i servizi veterinari si dividono in tre, cioè il Dipartimento Veterinario si divide in tre servizi. I tre servizi sarebbero il servizio di sanità animale, quindi ex area, il servizio di igiene degli alimenti di origine animale, quindi ex area B, e poi SIAPZ, che è il servizio di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, ex area C. Proprio quest'area, che è nata dopo delle due aree, dell'area A e dell'area B, è praticamente l'area del futuro. Perché è stata dichiarata l'area del futuro, ma si sta adesso, nel vero senso, impostando bene, perché la Comunità Economica Europea, il legislatore, desidera che i finanziamenti delle aziende, delle imprese, si debbano basare sul benessere animale, perché è proprio garanzia del consumatore. Parliamo di benessere animale, abbiamo parlato di tracciabilità delle carni e contestualmente parliamo di benessere animale, ma nello specifico, in maniera proprio molto elementare per i nostri telespettatori, per chi magari non è addetto ai lavori, cosa si intende per benessere animale? Conoscere quello che l'animale dà reddito. Perché noi dobbiamo fare una distinzione fra animale da reddito e animale da compagnia. L'animale da reddito, che è quello che a noi in questo momento interessa, è conoscere cosa è stato somministrato all'animale, sia come alimenti, sia come mangimi, e come è stato detenuto. Perché
Se l'animale sta bene, quindi ha una rientra in una filiera di benessere, chiamiamola così, a questo punto ritorniamo al discorso che c'è una garanzia per l'allevatore, per il consumatore. E quindi quello che interessa sapere è cosa ha mangiato l'animale, cosa è stato somministrato come farmaci, tutta una serie di cose che portano alla garanzia del consumatore. Grazie e complimenti per il lodevole lavoro. Grazie a voi.